pochi forse ci credevano sull'11-14, però avete dimostrato perché bisogna crederci. Non è la prima volta, non sarà neanche l'ultima. No, bisogna sempre crederci, è la prerogativa della nostra squadra. Abbiamo sempre lottato in ogni partita, quest'anno sarà ancora più difficile perché dovremo lottarcela veramente come questa partita ogni volta. Penso che siamo stati veramente bravi sotto 2-0 a reagire. E dobbiamo imparare molto da questa partita perché abbiamo sicuramente qualcosa da mettere a posto, ma chi mai gioca le partite perfette? Dobbiamo sempre far conto anche dell'avversario, che in questo caso era Civitanova, che ha giocato un'ottima partita ed è molto forte, quindi siamo molto contenti di aver vinto contro una grande squadra. Forse proprio il vostro segreto è proprio nell'imperfezione, cioè riuscire a capire che magari non siete perfetti e sapervi ritrovare nei momenti difficili. Sì, sappiamo che dobbiamo lottare col carattere, sappiamo che non possiamo permetterci blackout totali, nonostante il secondo set in cui abbiamo avuto delle gravi difficoltà, anche nel secondo set siamo riusciti a reagire e arrivare punto a punto nel finale, poi ovvio loro hanno ingranato e abbiamo perso quel set. Nonostante tutto ciò siamo andati al terzo set a giocarcela bene, a vincere con un ottimo gioco. Secondo premio di MVP consecutivo, quando la palla scotta Pippo Lanza c'è, o meglio, quando iniziano a diventare set difficili Pippo Lanza c'è. E io penso veramente che stasera sia stato il pubblico l'MVP, perché ha meritato questa grande partita, meritava di vedere una vittoria e spero che in tante altre occasioni ci venga a vedere, perché è una cornice veramente bella. Un paio di tuoi spunti anche nei set in cui stavate perdendo forse vi hanno ridato la carica. È stata una sorpresa vederti in campo dall'inizio, ma vedendoti allenare in allenamento non è una sorpresa, hai giocato una grande partita, complimenti. No, per me è stata una sorpresa, cioè l'ho saputo 5 secondi prima della partita. Sì, ho dato il mio contributo, diciamo che ho provato a dare un po' là quando in battuta eravamo un po' spenti, quando avevamo tanti alti e bassi, quindi ho provato di metterci l'agonismo e quello che potevo tecnicamente. La svolta forse nel secondo set che avete perso, però grazie a quella rimonta da 12-19 avete capito che potevate farcela. Ma sì, noi sappiamo che spesso abbiamo questi gradi di concentrazione, quindi non dobbiamo mai mollare, perché quando molliamo è finita, e sapendo che comunque è successo spesso contro Verona, contro Modena, mi ricordo tante partite, sappiamo che sappiamo sia andare sotto ma anche recuperare. È una bella vittoria anche per il pubblico del Palatrento, penso che giocare in una cornice così anche per te sia un valore aggiunto. Sì, bellissimo qua, perché cioè, questo campo rimane ancora per una volta imbattuto e ci sarà un motivo, non sono uno scaramantico, però incomincio a crederci. Allora Ousmane, è stata una partita sicuramente bellissima, molto particolare per te, Trento ci ha creduto fino alla fine, come capitava ai tuoi tempi? Sì, lo sapevamo che era difficile, noi abbiamo fatto bene i primi due set, poi il terzo stavamo dominando la partita e abbiamo perso 2-3 muri, lì non ci siamo più creduti, per cui brava Trento, ci ha creduto, ha lottato anche fino alla fine. E Staiurei, avete visto, eravamo più avanti 2 punti, poi loro sono cresciuti, il pubblico l'ha aiutato e quindi hanno vinto. Complimenti a loro, sono una squadra veramente forte, io lo so, conosco bene il loro allenatore e il loro valore. Per cui niente, pensiamo alla prossima, ci prepariamo bene per la Coppa Italia. Avevi detto alla vigilia che sicuramente avresti provato delle emozioni, ma che avresti aspettato solo dopo la partita per esprimere. Che partita è stata, che emozione è stata? Tanta, era strano per me venire qua ad Avezzario e giocare contro praticamente le squadre in cui ho vinto tanto. Per cui, però dopo ho provato a lasciare l'emozione da parte e ringrazio veramente a tutto il pubblico, al Palatrento, dell'accoglienza, perché ero sorpreso, per cui niente, grazie di cuore e sigo avanti ragazzi.